Facciamo semplicemente così una consegna di due riconoscimenti a due video tra i 10 che sono stati individuati con alcune particolari caratteristiche. Sulla playlist totale del canale di YouTube Prignano Film Festival sono presenti una cinquantina di video. Da questi 50 video sono stati selezionati 10 video che sono quelli che in un qualche modo sono stati proiettati oggi. C'è un DVD, io vorrei anche proporre magari che l'amministrazione comunale potesse valutare di fare alcune copie di questo DVD e darlo magari anche soltanto alle strutture sportive presenti sul territorio, alle strutture turistiche, agli alberghi, ai ristoranti, se ogni tanto magari lo fanno andare all'interno della loro struttura, male sicuramente non fa. Ci sono alcuni video, i 10 video, i 9 video che sono stati selezionati, sono in un qualche modo tutti abbastanza meritevoli, nel senso che ognuno con il proprio punto di vista, con la propria cultura, con il proprio modo di partecipare, ha raccontato un aspetto del territorio. Il racconto del territorio è lo spirito dell'iniziativa. Noi lo diciamo in modo molto semplice, forse anche leggermente provocatorio, ma ne siamo profondamente convinti. Può essere un nuovo modo interessante di fare promozione turistica. Secondo noi addirittura più efficace che non quello che potrebbe fare un'agenzia pubblicitaria. Proprio perché l'agenzia pubblicitaria ha determinati schemi per impostare la costruzione di un video. Chi invece racconta la propria esperienza all'interno di un territorio lo fa partendo dalla propria cultura, dal proprio personale punto di vista, racconta la propria esperienza, racconta il proprio divertimento e si rivolge in modo consapevole o no ad altri che hanno più o meno lo stesso punto di vista, insomma. E quindi questo, soprattutto utilizzando il grosso volano che è rappresentato dall'utilizzo dei social media, di Twitter, di Facebook, eccetera, può rappresentare un grosso elemento di passaparola. Noi siamo molto convinti che video realizzati anche in modo amatoriale, però ci sono anche alcuni esempi in questi 9 video, di video curati sul piano della scelta delle inquadrature, sul piano della scelta della. Si intuisce che c'è una cultura fotografica dietro, si intuisce che c'è un amore per il prodotto che in qualche modo è stato presentato, elaborato e presentato. Il fatto stesso di fare delle riprese, poi mettersi al computer e montarle, sceglierle, eccetera, significa che c'è una passione. Questa passione qua oggi è in grado, proprio per merito dei social media, di Facebook, di Twitter, di altri canali distributivi, YouTube, di fare il giro del mondo. Letteralmente di poter fare il giro del mondo. A volte un video diventa virale, che non si ammala, virale vuol dire che fa il giro del mondo, viene rimbalzato da un sito all'altro e in questo modo veramente può diventare molto ma molto efficace. Quindi noi diamo due riconoscimenti, abbiamo individuato due video che secondo noi hanno particolari caratteristiche, non perché sono più belli o più brutti degli altri, perché hanno dentro qualcosa di fresco, hanno dentro qualcosa di fresco e hanno dentro qualcosa che racconta l'esperienza personale di chi ha vissuto quel territorio, di chi ha vissuto quel luogo con una particolare passione sua. Avendola vissuta con passione, l'ha raccontata e secondo me ha fatto un grosso servizio a quella struttura in generale, a quel territorio. Quindi prendiamo le targhe. Non sono un premio, è semplicemente un riconoscimento di alcune caratteristiche del video racconto, dello storytelling, del raccontare il territorio. Il territorio racconta sempre se stesso, soprattutto quando trova qualcuno che questo territorio lo sa leggere e si pone così, proprio in termini di rapporto a tu per tu.
Allora, io non sono una valletta, non so come fare, chiamo semplicemente Andrea Bassi, se vuole accomodarsi a ritirare una targa che viene offerta dal comune di Lama Mocogno e dal vice sindaco. Non te la puoi cavare così, brevissimo. Noi abbiamo scritto anche la nostra, non è stata una vera e propria recensione. Abbiamo scritto, mi sembra, questo è un video che racconta il divertimento di chi l'ha vissuto. Sì, è vero? Sì. Esattamente quello. Cioè, ti sei divertito per conto tuo? Sì, hai da solo, da solo, da solo in compagnia, sì, comunque, anche se senza operatore. Esatto. E il video è diventato il racconto del tuo divertimento. Sì. E questo noi crediamo che possa avere una valenza turistica non indifferente. Esatto. È stato condiviso il tuo divertimento. Sì, con la rete, insomma. Esatto. Più lo vedranno, più gente magari va a visitare i posti qua. Bellissimo, okay. Grazie. Grazie. Allora, l'altro viene da lontano, viene dal Veneto, da Venezia, da Mestre, da dove vieni? Da Venezia. Da Venezia, si chiama Tommaso Codolo. Mi ha fatto piacere che sia da lontano. Molto piacere. Anche in questo caso noi abbiamo considerato sostanzialmente la stessa identica caratteristica, cioè il video che è il racconto dell'esperienza personale. Ah sì, sopra gli alberi. Come ti dicevo prima, Twitter e Facebook mi hanno aiutato a livello di visualizzazioni. La passione per il video editing, però Twitter e Facebook per pubblicizzarlo. YouTube è un bel canale, una bella finestra per visualizzarlo. Poi i social network aiutano. Cosa dovrebbero fare, diciamolo, davanti a tutte le amministrazioni comunali per incentivare questo discorso? La pubblicità ad oggi secondo me è cambiata completamente, non c'è più la pubblicità come c'era una volta. Però prima dell'importanza della rete, la possibilità anche così, perché prima vedevamo la rete, la connessione da un portale fermo su una scrivania, esatto. Ogni giorno la connessione ha fatto dei passi avanti e con queste nuove tecnologie, gli smartphone eccetera, in qualsiasi momento, anche proprio mentre fai il turista, puoi avere delle informazioni, tutto un accesso ai servizi, alle iniziative. Perché la maggior parte delle visualizzazioni di questo video qua è fatto su smartphone. Sì, infatti. iPad. Poi questo è un argomento fondamentale, cioè si usa sempre di più il dispositivo mobile per connettersi a siti internet, a canali YouTube, eccetera, quindi di nuovo. Sì. È un discorso che sta andando avanti in questa generazione. Grazie anche a te. Grazie a voi. L'ultimissima presentazione, proprio per avvalorare il fatto che questi non sono dei premi, non ha vinto nessuno e non ha perso nessuno. Loro hanno fatto qualcosa che comunica a un target ben definito. Chi vede i loro video può anche spaventarsi. Nel senso che non è semplice fare le cose che ha fatto lui oppure le cose che hai fatto tu in un parco avventura, cioè non è per tutti, no? Gli altri video, voglio concludere in questo modo qua, gli altri video, cioè chi il signore sotto dietro che ha fatto il video in giro per il Frignano. E prima ci raccontava così la sua particolare visione, il suo punto di vista, eccetera, che è quello della documentazione in modo particolare di un certo tipo di edifici che sono quelli fatti di pietra, che sono curati, che sono restaurati, riqualificati, mantenendo quell'impostazione. È un altro tipo di prodotto che va assolutamente bene, voglio dire, si rivolge a un pubblico però assolutamente diverso da quello a cui si rivolge il video sul Parco Avventura di Zocca o l'altro video, insomma, no?
quello che noi dobbiamo riuscire a fare, secondo me, è proprio mettere insieme tutti i punti di vista. Tutti i punti di vista, ogni punto di vista ha un suo pubblico di riferimento, come l'altro video che ha raccontato sostanzialmente una festa di paese, quella di Lunario 2012, eccetera, è un pubblico ancora diverso. Se noi riusciamo a creare una situazione in cui ognuno viene all'interno del territorio, visita le strutture del territorio, va nei luoghi che il territorio offre e con la propria visione, con il proprio punto di vista, con la propria cultura, racconta quello che vede, riusciamo in questo modo a fare una promozione del territorio ampia, perché ci muoviamo praticamente indirizzati a 360 gradi rispetto a tanti soggetti che possono essere interessati a venire sul territorio per i motivi più variati. Affronteremo, se ci sarà una prossima edizione che ci auguriamo, il discorso del turismo culturale. E sappiamo che c'è un pubblico a cui il turismo culturale che può venire sul territorio solo se trova un'attrattiva sul piano del turismo culturale. Quindi anche per questo abbiamo voluto evitare il premio vero e proprio. Cioè, la cosa importante è mettere le persone in condizioni di raccontare finalmente il viaggio e comunicarlo subito mettendolo in rete, raccontare la presenza sul territorio, la vacanza, la settimana, il weekend, raccontarlo con alcuni strumenti ormai alla portata di tutti, semplici da utilizzare, molto buoni, anche molto efficaci anche sul piano della qualità delle immagini che consentono di ottenere. Raccontare queste cose e metterle subito in rete è un grosso contributo sul piano della promozione turistica. Ringrazio comunque tutti, grazie a tutti. In effetti la cosa che mi aveva colpito comunque guardando i video era il fatto della soggettività di questi video, per una questione del fatto che sono amatoriali, cioè ognuno che ha creato il proprio video ha trasmesso, ha proprio raccontato, io sono andato in quel posto e sono stato colpito da questo, dal paesaggio, da uno sport, da un'attività, da una festa paesana, quindi proprio la soggettività che è un valore aggiunto al fatto che siano amatoriali, insomma, questi video. Quindi